Sanità pubblica bloccata o quasi. Almeno 40.000 gli interventi chirurgici saltati, garantite solo le urgenze, decine di migliaia i trattamenti e le visite non effettuate. Chi si è recato in ospedale o negli ambulatori ha trovato le porte chiuse. Avevo l'appuntamento fissato per oggi, un appuntamento interno dal 16-12. Arrivo in reparto, non c'è nessuno. I medici hanno incrociato le braccia per protestare contro i tagli alla sanità, contro la battaglia del governo sui costi della cosiddetta medicina difensiva e contro un piano di assunzioni poco chiaro e soprattutto troppo lontano nel tempo. Secondo i sindacati di categoria l'adesione è stata altissima. Allo sciopero ha partecipato circa il 75% dei dirigenti sanitari, dei medici e dei veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. Più di 200.000 camici bianchi che si sono astenuti dal lavoro nella prima mobilitazione generale dell'intera categoria dal 2004. Mancano i medici, mancano le attrezzature e le strutture. Secondo chi protesta, la sanità italiana sta andando in pezzi e non è più in grado di rispondere alle esigenze del pubblico. Io lavoro qui al San Camillo, al pronto soccorso, e tutti i giorni assisto dei malati in barella. Li assisto in barella perché non possono essere assistiti nei reparti perché mancano medici e mancano strutture. Questo non è più concepibile. Nemmeno le assunzioni promesse con l'ultimo emendamento presentato alla legge di stabilità basteranno, denunciano i sindacati, perché si basano sui risparmi delle regioni, che però hanno conti in rosso e budget limitatissimi, senza considerare poi le enormi diseguaglianze di disponibilità di fondi tra le regioni del nord e quelle del sud. Dal canto suo l'esecutivo si difende. Rispetto alla protesta e la prendo in modo costruttivo, ha detto il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, ribadendo che sono pronte le procedure per l'assunzione di 6.000 frammenti. Medici e infermieri. E a chiudere una giornata tribolata per la sanità sono arrivate anche le dimissioni del presidente dell'Agenzia Nazionale del Farmaco a seguito delle polemiche circa suoi presunti interessi e legami con alcune case farmaceutiche.